Prima di tutto, voglio confessare che il mio intervento di questa mattina è un intervento un po', io direi un po' problematico dalla parte mia, perché la domanda che è stata fatta, la richiesta che mi è stata fatta è quello di ragionare in modo reattivo, in modo a quello che saranno i temi del workshop. E lo dico perché ho la coscienza che parlo di o che vado a parlare, a ragionare su una realtà che mi è stata presente da 2 giorni, 1 giorno e mezzo circa, anche se qualche materiale lo aveva già studiato un po' prima anche da venire, e così detto mi sento un po' a parlare davanti a delle persone che hanno una molto più profonda conoscenza di questa realtà. Allora, io dico sinceramente, il mio contributo può essere eventualmente positivo, io direi sostanzialmente per 2 ragioni. Prima un po' per qualche esperienza che ho avuto, dei lavori o delle partecipazioni, dei lavori che hanno delle caratteristiche simili. Questo può essere un primo contributo. Il secondo, un contributo che è un po' inaspettato, che è quello di uno che arriva da fuori e che in certo modo ne ha per volte qualche vantaggio di un certo distacco dalla realtà. E così, anche se tenendo in conto tutto quanto è stato presentato, chissà il fatto di affrontare questa realtà in certo modo per prima volta può apportare eventualmente qualche ragionamento utile. Allora, la cosa che voleva dire prima di tutto, noi abbiamo ieri fatto quello sorta di sopralluogo nel lungomare, nel fondomare del primo nucleo storico fino alla basilica dove il vecchio ospedale delle Crociate. E quello, a mio parere, che è uno dei due temi o dei due zone di intervento del workshop, mi sembra che ha delle caratteristiche abbastanza diverse di quell'altro, del paesaggio 2, no? Il primo tema, che sono il margine terra-acqua tra Porto Vecchio e Porto Nuovo, e quel secondo, che è il paesaggio 2, che parla dei quartieri di nuova espansione che contornano, che sono proprio nelle margini della Lama Martina e che ho appena appena ho passato questa mattina a guardarmi, che ho seguito adesso. Mi sembra un bellissimo lavoro di riconoscimento di paesaggistico di queste caratteristiche di un territorio geomorfologico, agricolo, antropizzato, con tutta una sorta di segni visibili, ma io direi sono dei segni visibili che parlano di questo tema tema socialmente, delle permanenze, delle emergenze ambientali. Ma chi contemporaneamente parlano anche di
una grandissima fragilità, a mio parere, delle presenze visibili delle culture, delle abitudini, delle gesti che sono di un altissimo valore, ma che sono in questo momento in uno stato di grandissima erosione, perché non sono più in uso. Allora, questo primo visione, diciamo, di una fragilità, di una quasi un'impotenza di tenere questa presenza, mi sembra, in partenza, adesso parlo sostanzialmente del paesaggio 2, o quello della Lama Martina, mi sembra uno dei punti di partenza chissà più importante per quanto riguarda l'attitudine progettuale, no? Ho visto che tutto il lavoro che è stato svolto da LUP per quanto riguarda questa urbanistica in strada, ossia questo ascolto di un'identità, di una memoria dal basso, della cittadinanza, c'è stato sempre, è una visione che viene sostanzialmente, come è stata detta ieri, da un riconoscimento che viene di un'eredità di un passato. E questo che è, diciamo, assolutamente essenziale, perché alla fine è la radice, diciamo, del progetto, è la radice, il punto di partenza, è quello che deve, all'inizio, deve creare la fondamentazione propria del progetto. Il progetto è un atto di conservazione, ma anche di trasformazione. Ieri vi ho parlato un po' di questa immagine dei rematore, dei vogatori, e per dire che questa trasformazione viene sempre fondata su una preesistenza, su una memoria, su un'identità. Ma il fatto è che questi segni sono presentati, sono presenti oggi su, direi, un statuto di fragilità abbastanza visibile. Quell'altra dimensione che ho parlato ieri, che è quella della vulnerabilità urbana, la vulnerabilità di paesaggio, la vulnerabilità delle culture precedenti che in certo momento hanno avuto delle crisi, diciamo. Tutto quanto succede oggi, mi pare, in questo paesaggio della Lama risulta di un'antropizzazione di un territorio che era stata fatta, lunghi tempi, per dei motivi, come sempre, dei motivi di uso delle culture, delle agricolture, della viabilità, ma anche, per esempio, di tutto quanto riguarda altri aspetti che vanno dai sistemi difensivi a dei sistemi che sono oggi non hanno più un uso. Invece, quello che si vede è una sorta di invasione accanto a questa testimonianza abbastanza fragile di una violenta, direi, urbanizzazione che
non viene neanche nella continuità, diciamo, della città storica, che non viene con quella nozione della città che è stata presentata in quell'evoluzione che va fino alla metà degli anni del Novecento, la prima metà del Novecento, che viene basata su un'idea, un concetto di espansione, ma di espansione che viene considerata su un'idea di prossimità, un'idea di un concetto di compattezza che è stata aggiunta con questi diversi tessuti urbani dove le matrici si sono ancora delle matrici abbastanza riconoscibili tra, diciamo, un sistema dei voti, di voti in questo caso, dei tessuti dove c'è una gerarchia, diciamo, molto precisa tra lo spazio pubblico, delle strade, delle piazze, delle griglie che definiscono tutta l'edilizia con delle scale anche intermedie, come per esempio la compattezza degli isolati. E questa gerarchia tra lo spazio pubblico e lo spazio occupato, privato, diciamo, della residenza, dell'attrezzatura, tutti quanti, viene basato su questa idea di una precisissima soglia che fa questa divisione. Invece, se non sbaglio, dagli anni 50-60 o anche un po' più tardi, 70-80 in poi, si parte subito sugli altri concetti di città, dove per esempio la tipologia edificata scompare, l'isolato diventa la stecca, la torre, lasciando degli spazi residuali un po' intorno, dove non c'è neanche questo concetto molto preciso tra la soglia, la strada, il marciapiede, la parete, la porta d'entrata, l'ingresso all'isolato. Ci sono degli spazi un po' residuali intorno che dopo vanno utilizzati un po' in modo aleatorio, con degli parcheggi, con qualche piccola attrezzatura, ma che introducono una matrice che è tutt'altra. Questa sorta di risposta, diciamo, molto indifferente a tutto quanto è, prima di tutto, il supporto geografico, topografico, perché si tratta di costruzione nuova, perché si tratta di costruzione di espansione che vanno a occupare vecchie matrici di paesaggio agricole, che in questo caso hanno anche una sensibilità fortissima, con tutti quei segni che abbiamo visto, fino a creare questa sorta di frammentazione di un territorio che occupa in modo compatto, creando dei mosaici che traducono un'enormissima indifferenza a tutti questi segni che ci sono precedenti. E questi segni del territorio che per volta danno origine anche a dei conflitti, diciamo, come state per esempio, succede nell'interruzione per esempio delle topografie normali di queste lame, che sono basate su una nozione di flusso, di scorrenza dell'acqua quando c'è il caso, quando arriva il caso dell'alluvione. Questa indifferenza può creare dei enormissimi conflitti che hanno anche dei costi che sappiamo, no? Allora, il tema qui
a mio parere è un tema di nuovo che parte di questa questo scontro, questo confronto tra eredità, ma un'eredità che ha un valore straordinario, ma che è in grande rischio di erosione, di perdita, e un possibile uso, un riuso, una reinterpretazione che non è, non è capace di apportare di nuovo, diciamo, i modelli che hanno stato all'origine di queste matrici di paesaggio, perché non sembra, non è per caso che tutti i modelli della cultura agricola che hanno stato alla base, alla formazione di questa antropizzazione, oggi siano recuperabili, ma che devono essere reinterpretati, rimessi in valore su una prospettiva che chissà può riprendere in certo modo queste testimonianze, queste presenze della memoria, dell'identità in una cultura contemporanea. Io sinceramente, guardando un po' quello che ho visto tutto quanto è stato identificato nel paesaggio, scusatemi, eccolo qua, nei sistemi di paesaggio che sono stati individuati e presentati questa mattina, che vanno della lettura interpretativa, diciamo, di una topografia che risulta di questa base geomorfologica di un supporto, mi sembra, di una radice carsica, dove si formano questi movimenti, queste depressioni, queste valate di scorrenza di queste lame, ma dove ci sono dopo presenti in modo, io direi, in modo notevole i segni tradotti per queste costruzioni che vanno dalle piscine alle torri, alla masseria e anche ai casali, che sono chissà i segni più fragili di una residenza, anche se molto puntuale, perché, come è stato detto, il lavoro agricolo non era basato su una residenza locale, ma questi segni, che sono anche molto visivi su questi... Scusa. Ci sono le immagini, si può fare vedere, sì. Quella bellissima immagine quello che rimane, per esempio, delle torri, che sono, ma anche per esempio il tema dei muretti, no? Che chissà sono dal punto di vista del supporto del territorio più notevole, perché sono dei piccoli interventi che in certo modo cambiano anche la propria topografia, per il fatto di creare non soltanto dei limiti dei terreni, ma anche per rendere possibile la solita agricoltura, perché ci vuole togliere la pietra per poter fare questo, fare l'agricoltura, ma contemporaneamente per definire questo sistema a terrazze che in certo modo cambiano leggermente la solita topografia, ma che vanno fine anche a queste presenze di questi segni anche religiosi, di questi che fanno una sorta di piccoli landmark, di piccoli segni di riferimento nei percorsi
negli accessi a tutta un'attività che non è più presente. Questi segni oggi, io credo che ne hanno due possibilità. Una prima possibilità nell'ambito, per esempio, del paesaggio della Lama Martina, che mi sembra che tra le due margini che sono costruite in modo abbastanza longitudinale, ossia le margini di queste lame sono diventate oggi abitate, petrificate in certo modo, che hanno anche una densità importante. E sono svolte in continuità longitudinale della propria depressione della lama. Questo mi ha fatto venire in mente quello che è stato segnalato nelle torri, per esempio, che vediamo e che sono state segnalate in questa situazione qui. Scusa, ops. Non funziona. Ma quelle torri che sono sulle borde, eccolo qua. Questi qua, che c'è stata usata anche questa espressione, che sono visibili tra di loro, come l'espressione è stata quella delle torri a tiro di fucile, ossia che fanno questo rapporto visuale tra i punti, ossia l'argine più alta di questa depressione, e che in certo modo fanno una sorta di limitazione di questa depressione della solita lama. Questo voglio dire che tra queste torri ci sono dei rapporti visuali e non tanto dei rapporti di accessibilità. Non si tratta di fare delle ponte, per esempio, che cavalcano queste depressioni. Ma se uno pensa che nella Lama Martina queste occupazioni longitudinali che ci sono, dove abita una popolazione che non è poca, perché sono anche di occupazione di una certa densità, tra questi due margini della Lama mi sembra possibile stabilire un certo tipo di rapporto, non soltanto visuale, ma anche di percorsi, che possono anche utilizzare e portare qualche vita, diciamo, a un altro uso di queste lame, che chissà può anche recuperare un ambito produttivo. Non so se sia il caso degli orti urbani, ma sicuramente c'è una presenza abbastanza forte degli oliveti, che mi sembrano, e che sono abbandonati. Credo che lì ci sono anche dei problemi di gestione di terreno. Nicola mi ha parlato di quello, perché c'è un ambito della comune che viene gestito, ma quello sono tutti dei temi che probabilmente non sono dei temi di disegno, di progetto, sono dei temi di gestione, dei modelli da trovarci, di organizzazione, anche chissà sugli abitanti, per esempio gli orti urbani. Tante volte sono gestite delle associazioni delle persone della mia età, degli anziani, che sono in pensione e che hanno ancora un rapporto, tante volte anche
di memoria e che possono riprendere dei modelli. Bisogna di trovare dei modelli di convergenza anche con, chissà, con il supporto di altre strutture che sono più dedicate a un lavoro agricolo, ma per esempio per quanto riguarda l'olivo, per in modo da riprendere un uso, perché oggi sono abbandonate. Tutta un altro tipo di attrezzatura che si può, che va anche dello svago, sostanzialmente di un parco urbano normale, ma che può essere molto, mi sembra, articolato con questa sorta di sezione trasversale tra le due quote alte più A. Grazie. Ecco. Un po' con il suggerimento che vediamo lì, ma su un riuso di, piuttosto di un parco urbano che può anche avere questa funzione anche produttiva. Un altro aspetto che io ho chiesto, ma per un parco di questo tipo, per volta ci vuole qualche attrezzatura, qualche puntuale, che può anche articolare sia questi percorsi, sia quello di trovare dei punti di sosta. Per esempio gli orti agricoli urbani hanno bisogno di avere dei piccoli casette per tenere tutti quanti serve per l'attività. E lì mi è stato detto che sono zone non edificabili. Quello che io capisco assolutamente su una prospettiva di occupazione urbanistica, ma non so se non è possibile di creare delle edificazioni di carattere più effimero, o chissà anche utilizzando delle strutture più simile alle strutture palafitte, non so, de passerelle, delle cose che non toccano la terra, o toccano assolutamente in modo tale di non impedire la fluidità, diciamo, delle lame, ma che riescono in modo molto, direi quasi, leggero, anche chissà reversibile e effimero, a creare delle piccole rete su questi paesaggi con il scopo di reintrodurre un uso compatibile, diciamo, con la sua propria natura paesaggistica. I segni che ho dell'antropizzazione che abbiamo visto, i muretti per esempio, che mi sembrano assolutamente da recuperare a meno in quanto sia possibile, ma tutti gli altri più pesanti, per esempio le vecchie strutture delle masserie, anche dei casali, ma io credo che possano trovare dei riusi in certo modo, ma se non trovano un tipo di riuso possono anche diventare dei segni. Il problema lì è un problema di sapere come affrontare il tema dell'erosione. Io ho visto queste rudere di queste torri bellissime che mi sembrano che in una prospettiva di un parco contemporaneo chissà diventano anche quasi dei segni di land art, no? Ossia, non c'è più un'utilitas vitruviana, c'è una firmitas molto fragilizzata, ma c'è una venustas che è tutt'altra, no? Come quella che succede, per esempio, su un campo archeologico, no? Il campo archeologico oggi non c'è più l'utilitas, non c'è più il firmites, oppure c'è un firmites veramente a raso suolo, ma c'è una venustas
che quella che viene dal riferimento, dal contrasto tra natura, un segno forte che in un certo modo, in certo tempo ha trovato e che rimane come una memoria. Non è che sia un land art provocato, progettato adesso, ma un land art che viene di un certo tipo di riuso di questi segni. Ma lì c'è ancora un problema, che è quello da dire, ma se non ci fa qualcosa di consolidazione, è una questione di 10 anni di più e scade tutto. No? Come è stato detto, se voi arrivate 5 anni più tardi non c'è più nulla. No? Allora, ma io credo che questi temi tra memoria, identità, eredità, che sono molto visive su questi segni, sono anche delle teme dove in certo modo l'erosione del tempo si può ancora rendere visibile, ma quello voglio dire, lasciare questa visibilità di questi diventano importanti. Perché lo dico? Perché tante volte, questa è una vecchia discussione sul ristauro, sul riuso di questi segni, tante volte una delle attitudini, come sapete, del ristauro è quella di rifare come era e dov'era, no? E oggi andando in questo giro la mattina abbiamo visitato questi due pastificio, credo, ex pastificio, che sono delle edilizie di una dignità impressionante. Una è stata restaurata, l'altra è ancora da restaurare. E è interessante vedere il confronto tra le due, perché quella che è stata restaurata, a mio parere, ha avuto la fortuna di essere ripresa e adesso sono degli appartamenti. Mi sembra, questo è molto positivo. Ma chissà, questo restauro è andato un po' troppo avanti, nel senso da dire questo è stato come sia stato fatto adesso, ossia c'è una sorta di cura di questo rudere, a mio parere anche chissà un po' troppo esagerata, nel senso che diventa un nuovo ex rudere, ma come sia stato proprio. Invece, no, perché lo dico? Perché quando si vede quello che non è stato ancora riutilizzato, c'è una presenza del tempo che visibile questa dignità che si reinterpreta in modo, che guarda soltanto una visibilità, un'immagine di una visibilità che alla fine sembra quasi un riuso di Disneylandia, no? Di fare una presenza dell'antico come una scenografia quasi, no? E si è perso un po' questo segno, quando si parla, a mio parere, di questa eredità, questa identità, ma questo è un tema anche polemico oggi, perché non c'è più la nozione del tempo come una presenza fisica palpabile, no? Tutto deve diventare come appena finito. E questo, ma questo è un riferimento che lascio un po' in aperto, perché mi sembra che ne abbiamo tantissimo materiale su questa situazione della lama Martina, uno che è stato anche menzionato qui, che è quello di il sviluppo urbano che ha occupato tutta la parte alta,
ha creato un fronte, lasciato un retro. Io sinceramente ho girato lì e lo spazio dove va la macchina dovrebbe essere considerato un fronte, a me non ha assolutamente trasmesso una nozione di un fronte, perché è un spazio anche quello talmente indifferente, diciamo, dal rapporto, perché è troppo violento il rapporto tra la macchina, la piccola corte della casa, il portone, la casa che è indietro. Mi immagino che quelle case che hanno la fortuna di essere proprio con il retro sul parco sono le più privilegiate, perché hanno una bellissima panorama su quella lama straordinaria, no? Io mi sembra che, anche se è vero che si disfruta dallo spazio privato, no? Il tema lì, mi pare, è quello che dopo andiamo sul fronte del lungomare, che di fatto c'è una chiusura dal punto di vista dello spazio comune, dello spazio pubblico, verso la connettività con la lama, no? C'è un tema di porosità anche lì urbana. Quell'insediamento urbanistico è stato molto pensato in un modo longitudinale e poco pensato, a mio parere, per quanto riguarda la spazialità pubblica, in modo trasversale. E se uno vuole fare questa apertura su un possibile parco nella lama, ci vuole veramente delle connessioni trasversali, ma che sono gestite sul dominio dello spazio pubblico, mi sembra. E così può darsi che l'uso, possibile uso futuro di queste lama, crea proprio la solita fronte e non un retro di questi quartieri che accompagnano, diciamo, il sviluppo longitudinale di queste lame. Niente. Sul paesaggio 1, quello che abbiamo visto ieri, che abbiamo fatto il sopralogo ieri, io ho preso qualche nota, devo dire, e mi sembra che anche lì ci sono, chissà, qualche ragionamento a farci su una ripresa di questo bellissimo lungomare che abbiamo visto ieri insieme. Prima di tutto quella immagine dell'evoluzione urbana della città, i primi tessuti che di fatto disegnano e definiscono questo lungomare dal punto di vista della forma, anche la foto va bene, ma c'è quello tessuto contrastato, quella sorta di rappresentazione Nolli, no? Del piano, contrasto tra bianco e nero, esatto, questa qua. C'è uno di... era quello complessivo. Eccolo qua. Sì. Bene. Anche in colore va bene. Allora, io credo che come punto di partenza noi siamo su un territorio di caratteristiche abbastanza diverse, nel senso che è un territorio che ha avuto una lunghissima antropizzazione, per non dire una lunghissima urbanizzazione di tanti anni, che piano piano, occupando questa parte originale che all'inizio, mi hanno detto, era proprio un'isola, perché c'era anche
un canale che dopo ci è attaccato qui, ma che piano piano cambia una situazione di questo tipo e una situazione che viene molto precisamente delimitata, chissà per motivi di difesa militare, ma di protezione di un tessuto dove è molto riconoscibile quello che parlavi ieri, del sistema dei vuoti urbani in modo geometrico, molto preciso, definendo e facendo un fronte che non è totalmente lineare, perché si fa per la creazione del porto con questi bellissimi muri in pietra che più tardi sono anche continuati fino alla situazione di quel enorme porto che è un cantiere in corso, ma che ha una distanza del centro storico abbastanza importante. Noi ieri, facendo questo sopralluogo di, credo, circa o anche un po' di più di 2 chilometri, di fatto mi pare che ne abbiamo, io direi, una situazione molto particolare, più o meno fino a questo punto, dove il nuovo edificio del controllo del porto, anche residenziale, uno che è in condizione ancora un po' indefinita, ma anche bellissimo, che è quello dei cantieri navali, e un terzo che di fatto ha ancora una grandissima vita, diciamo, in attesa, non definita. Non solo perché cambia in modo radicale la nozione del fabbricato urbano, che qui, come diceva, c'è una gerarchia molto precisa tra le strade e le piazze, ma anche le edilizie, gli isolati, e che lì comincia a essere totalmente rarefatto. Dopo subito c'è il quartiere INA, che è un esempio interessante, a mio parere, dal punto di vista urbanistico, anche se ci sono dei problemi di manutenzione, di standard, eccetera, eccetera, fino a un punto di riferimento storico che è assolutamente essenziale, notevole, e che ha anche dei rapporti, io capisco benissimo queste preoccupazioni della soprintendenza, perché di fatto sui 2,5 chilometri ne abbiamo punti di riferimento che sono molto precisi e che sono precedenti a tutti quanto si è cambiato nell'uso del porto. Allora, io credo che qui il primo ragionamento che mi sembra importante da trasmettere è che perché si parla di un progetto, un workshop, un ragionamento e una proposta di progetto, voglio dire, di riuso, di trasformazione, di riabilitazione di tutto questo fronte mare. Bon, prima, credo, perché di nuovo ci sono dei problemi, ossia di nuovo ci sono delle fragilità di uso, si vedono che ci sono delle attività che hanno stato all'origine e anche all'uso fino adesso importante di questo frontomare, che in questo momento sono indebolite e sono chissà anche in dismissione. Secondo, perché c'è una voglia oggi di dare un valore a questi waterfront, a queste politiche, a queste abitudini nuovi di sfruttare questo rapporto tra terra e acqua in un modo molto diverso, perché, come è stato detto ieri, non è che nel periodo industriale, non è neanche anche nel primo Novecento, la passeggiata pubblica tante volte si faceva nei giardini interni, nei parchi, e non tanto questo bisogno di andare sul fronte d'acqua. Ci sono
oggi molto collegati anche a dei modelli di vita, di culture contemporanee, come per esempio la ciclovia, come per esempio il jogging, come per esempio tutto il benessere e anche, direi anche lo svago, anche tutta un'attività anche di vita notturna tante volte, dei bar, dei punti che hanno anche una connotazione turistica, diciamo, di un uso che è di più in più visibile. Perché tante volte io dico il tema del turismo, che è uno dei temi della nostra società contemporanea, è stato, mi è piaciuta la prospettiva del viaggiatore che è stata rappresentata, che mi sembra molto appropriata, anche se il viaggiatore oggi è un viaggiatore tutt'altro, perché tante volte, ieri per esempio, ho visto dei giapponesi, no? Nel centro storico, cinese, no? Arrivano un po' dappertutto, non si sa come arrivano, ma arrivano e sono lì. Ma la cosa che è interessante è che mi sembra che il fenomeno del turismo tante volte provoca degli scontri tra gli abitanti, i cittadini e i forestieri, quelli che arrivano da fuori, senza rendersi conto che tante volte i propri cittadini sono diventati turisti anche loro, no? Perché o perché vanno anche a fare il turismo, ma perché hanno anche una visione sulla città che ha un po', che apporta questi modelli di uso di un certo tipo di turismo. Io credo che questa visione è anche molto visiva sulla un po' su questa sorta di visione un po' della scenografia, dello spettacolo che oggi è un po' indietro di questa operazione del waterfront, no? Che diventano dei punti dove ci sono anche dei rischi, no? Non credo che sia il caso di qui a Molfetta, ma per esempio a Lisbona, il waterfront di Lisbona, che è stato basato sul riuso dei capannoni del vecchio porto, hanno oggi provocato una monofunzionalità funzione di tutti i fronti d'acqua, che è un disastro, ossia ci sono dei chilometri di waterfront, il porto di Lisbona, che hanno una vita notturna e niente di più, ossia di giorno perché sono diventate monofunzionali, no? Per fortuna adesso portano avanti questi tutto il tema, per esempio, che sono anche qui, credo, importante delle mobilità dolce, ossia della passeggiata, del jogging, ma anche della pista ciclabile, che per volte provocano anche dei problemi. Perché quello che ho visto oggi, per esempio, è che in quanto riguarda la mobilità qui, mi sembra che non c'è presente ancora questo, anzi c'è una mobilità pesantissima, no? dei camion, perché c'è tutta l'attività del porto commerciale che si svolge lungo queste strade. No? Allora, dicendo questo, io credo che qui ci sono dei temi generici da ragionarci. Prima di tutto quello che volevo dire è che mi sembra che una ripresa del lungomare porterà sicuramente dei ragionamenti sulla longitudinalità di questo lungomare, che è abbastanza lungo e che ne ha ancora, mi sembra, diciamo, per quanto riguarda i vuoti abbastanza consolidati qui, anche se gli usi sono ancora un po' non molto chiari, e lì c'è un po' diverso, lì c'è ancora più un terzo situazione, ma questo parlo dei ragionamenti sulla longitudinalità, ma io mi sembra che è molto importante ragionare il lungomare non soltanto su una direzione, ma anche sulla direzione opposta, ossia quella della porosità
verso la città esistente, la città compatta. Io credo che in urbanistica, quando anche se il tema del lungomare è un tema che ha questa tendenza veramente di essere longitudinale, in questo caso qui mi sembra che ci voglia assolutamente ragionare su delle porosità all'interno della città, perché mi sembrano che qui ci sono chissà dove si trovano delle fragilità esistenti. Ho visto che tante di queste edilizie qua sono un po' in attesa, non si capisce bene cosa servono. Per volte sono dei piano terra che sono usati come depositi, ma che hanno, mi sembrano, anche altre potenzialità. Ma anche questi, in questa parte che è bellissima, come quinta, diciamo, costruita, ci sono delle possibilità. Questo rapporto, come diceva, tra eredità, tra identità e riuso, ossia chissà processione, cambiamento, trasformazione, fa sì che la trasformazione si deve appoggiare sostanzialmente sulla dimensione di fragilità, della vulnerabilità visibile nella zona. Sentendo un po' tutte le descrizioni di lavoro straordinario che è stato fatto, di ascolto ai cittadini, tante volte mi chiedo se non è il caso da chiedere, per esempio, su questi ascolti ai cittadini, cosa pensano su dei punti della città che sono in crisi. Perché loro hanno una certa sensibilità sulla una nozione di perdita, no? di identità, di memoria, ma per volte sarebbe interessante da sentire perché hanno questa sensazione di perdita, dove ci sono i problemi, dove ci sono le vulnerabilità della città. E questa analisi che non è tanto visibile nella manualistica dell'urbanistica, mi sembra un'analisi assolutamente essenziale da fare nei tratti delle città che sono in crisi. Capire dove sono i punti deboli, dove sono le dismissioni, dove sono le fragilità. Una sorta di mappificazione, di mappa delle vulnerabilità della città, per detectare dove si trovano, perché io credo che giustamente tra questa longitudinalità e questa trasversalità c'è tutta una sorta di zona, chissà, di transizione, che sarebbe interessante capire cosa succede. Abbiamo sentito quel signore parlando del cantiere navale. A me mi ha colpito in modo come lui non ci credeva tanto, no? Sembrava che aveva già claudicato, no? Ossia, che diceva che questa attività va bene, noi ce la facciamo, ma sappiamo che si tratta di qualche anni e dopo andiamo via. Abbiamo visto, per esempio, che l'arrivo delle barche di pesche si fermano lì, ma fanno questo trasbordo, diciamo, dell'attività di pesca, contornati per un gruppo che eravamo tutti noi, che alla fine erano dei spettatori, come dei turisti, i poveri che lavoravano, perché abbiamo tanti spettatori sul nostro lavoro. Ossia, mi sembra che non è già il punto giusto per fare l'attività della pesca lì, no? Ci sono dei segni di sovrapposizione, io direi dei territori di acculturazione, dove ci sono delle culture che non sono più radicate in certo modo,
non so, perché io ho visto che l'attività peschiera probabilmente si va a concentrare piuttosto sul Porto Nuovo, non so. Mi sembrava molto residuale questa attività qui, ma di là dice... Il Porto Vecchio è qui, no? È questo qua. Ah, si deve concentrare lì. Sì, ma non proprio sull'arte, perché il tema del lungomare qui, mi sembra che questo tratto è già diventato veramente un terreno molto di turisti in questa zona, ma anche qui, no? C'è già un po' di passeggiata pubblica, no? Ma, insomma, io credo che ci sono da ragionarci su questi punti di vulnerabilità, ci sono da ragionarsi sulla la disponibilità che c'è qui, e qui mi sembrano che è importante introdurre due temi. Uno è quello di una discussione, chissà, sugli usi, nel senso di rinforzare, chissà, una centralità di questa area qui. Perché lo dico? Perché oggi, quando si vede questa espansione della città, questa sorta di frammentazione, la maggior parte di questi quartieri, anche questi che abbiamo visto, sono praticamente dei quartieri dormitori, no? Sono dei quartieri residenziali di una gente che non ha un commercio, non ha neanche un'attività commerciale, per non dire un'attività produttiva. Vanno a lavorare, chissà, nel centro, no? E si sa che il proprio centro storico delle città sono sottomessi a delle pressioni, per esempio per quanto riguarda il commercio, sulle grandi superfici che cercano i snodi autostradali, tutti quanti, queste superfici concentrate. E cosa voglio dire? Voglio dire che, senza conoscere bene la situazione di Molfetta, tante volte la centralità del centro storico, anche lì, perde un po' questa nozione di centralità, perché è sottomessa a delle concorrenze di parziale centralità. Non è che un shopping mall possa essere considerato un vero e proprio centro, perché è un centro specifico, ma è vero che fa una grandissima competizione con il commercio tradizionale che è in centro storico, no? Cosa succede? La definizione, che voi sapete meglio da me, la centralità c'entra con due concetti importanti. Prima è quello di un uso, un mix di uso, dove si deve sovrapporre di usi che portano una vita a più lunga durata, voglio dire preferenzialmente a 24 ore dei giorni, per dire che una centralità deve avere prima di tutti alloggi, abitazione, perché è l'unico uso che permette, diciamo, prolungare l'uso per tutto il periodo della notte, no? Ma dopodiché deve concentrare attività di lavoro direzionale, chissà, delle attività, ma anche dei commerci e attrezzature. Allora, il problema è che tante volte queste nozioni, noi parliamo di dormitori qui, ma chissà se nel centro non ci sono delle dismissioni. Io non conosco bene, mi sembra, e ho visto che in centro storico, lì dopo la crollata, adesso sembra che c'è una ripresa visibile, no? Almeno dei cantieri, ma io chissà, ma una volta non c'era più, o quasi non c'era l'alloggi lì, non c'era l'abitazione, per motivi di crollo, no? Ma tante volte in questi tessuti storici la residenza scompare, non so. Allora, quando dico un ragionamento su un possibile rinforzo di
centralità. Dico perché facendo questo giro io ho visto che questo fronte c'erano, non erano tanti in uso. Mi sembrano che ho visto che ci sono dismissione visibile. Ma questo è un ragionamento, direi che non è un ragionamento formale del progetto. Il secondo è quello sulla mobilità del centro storico. Lì credo che ci sono dei ragionamenti a farsi per quanto riguarda il workshop. Perché? Perché oggi, per esempio, il primo tema che si parla nel centro storico è quello di pedonalizzare, no? Di fare di fare diventare un'area pedonale. Non ci sono nella città, non ci sono delle aree esclusivamente pedonali, perché se ci sono, voglio dire che probabilmente la città in quel tratto lì è morta, perché almeno la ruota si voglia per le emergenze, per i rifiuti, per la manutenzione, per il carico-scarico dei negozi, no? E chissà anche per gli abitanti in particolari momenti, no? Allora, non è che una città può essere esclusivamente pedonale. Il tema principale è quello di come gestire i diversi mezzi di mobilità che vanno dalla ruota fino alle scarpe, no? Ma che hanno delle graduazioni intermedie. Quello che abbiamo visto ieri di fatto è che mi sembra che c'è una presenza molto escludente dei mezzi pesanti, no? Ma mi sembra questo, se il workshop poteva portare una soluzione per questo, mi direbbe che era già valeva la pena fare il workshop, perché mi sembra molto difficile da risolvere in un tempo prossimo, perché di fatto lì c'è tutta un'attività del porto che sembra difficile. Ma non so se, per esempio, per volte questi temi si portano usando dei orari diversi, per esempio di trovare dei percorsi dedicati, mi sembra molto difficile qui. Ma il tema, per esempio, da sovrapporre un possibile incremento di una penalizzazione con la presenza della macchina, il tema principale è quello di come coabitare con delle velocità diverse, no? E i centri storici oggi per oggi, il tema è quello di, per coabitare, trovare dei mezzi di restrizione, ma anche di riduzione di velocità dei mezzi più veloci. Il problema del confronto con la penalizzazione, alla fine, è un tema di questo tipo: come ridurre i conflitti, no? Ci sono degli esperimenti, per esempio in Olanda, molto interessanti nei tessuti storici, anche di pavimentazione, che obbligano a ridurre la velocità. E quello, voglio dire, anche ridurre i flussi. Perché? Perché mi sembra che qui, non conosco bene cosa succede oggi nella pianificazione, ma sono sicuro che un riuso di questo altro fronte, questi temi, sono presenti nel futuro. Non so, dopo c'è, come diceva, questo dei usi. Boh, io credo che su questi contenuti ho già detto abbastanza, e volevo soltanto per finire dire una cosa, ma questi workshop, queste proposte di urbanistica, diciamo, che hanno ancora questo valiosissimo contributo di grande valore della partecipazione che è stata anche apportata da LUP, e che chissà si voleva anche riprendere una volta alla fine, ma ho visto che anche nel programma di workshop sono previsti dei incontri
con i partecipanti, questo mi sembra molto positivo, ma alla fine io credo che le proposte del workshop alla fine devono anche guardare un tema che è molto importante, che è quello della prefigurazione di questi interventi, ossia del disegno vero e proprio di questi interventi. Anche per stabilire questi rapporti con i cittadini ci vogliono dei strumenti dove la prefigurazione, la previsione di cosa possa essere la trasformazione, la possibile trasformazione, ossia lo scopo che manca un po' abbastanza quando c'è tutto l'ascolto sul passato, sulla memoria, sull'identità, ma tutta questa gente, i cittadini che traducono queste paure, queste incertezze, ma anche questi valori per loro molto importanti di un passato, di una memoria, un'eredità, alla fine chiedono, ma voi parlate di workshop, poi parlate di riuso, poi parlate di cosa parliamo, no? E uno dei strumenti che mi sembra fondamentale è quello di una prefigurazione, ossia quello dei veri e propri disegni, non so, dei rendering, ma che ci voglia anche dei ragionamenti veramente, perché l'urbanistica ha dei graduatori importanti tra definizione dei parametri di tutti quanti, fine al solito caratterizzazione degli spazi, no? Dei pavimenti, dei materiali, di tutti i sistemi di verde, non so, tutti questi ambienti, atmosfere, tutti questi che alla fine fanno parte di un piano progetto, perché lavoriamo già a una scala dove il piano è un piano progetto, oppure un progetto urbano, diciamo, dove questo sistema formale, queste previsioni degli uso, ma basato su dei strumenti veramente visibili che riescano a trasmettere tutto questo ambiente, tutte queste atmosfere che è proposta in quanto progetto. E non so, credo che questo è un po' il compito di questi giorni, e mi sembra che è una bellissima sfida, no? Che avete già un lavoro di preparazione assolutamente notevole per portare avanti adesso questi ragionamenti. Mi scusi perché alla fine chissà non ho detto tanto, ma soltanto di piste. Grazie.